È tutto pronto per la seconda edizione di Roseto Sbanda. Sbandando, sbandando per arrivare dove? Per arrivare a offrire un festival di qualità che abbia all'interno una serie di eventi molto eterogenei. Si passa dalla musica d'autore al teatro di strada, al teatro ragazzi, alle performance estemporanee in luoghi molto particolari, perché Roseto ne ha tanti, piccoli alcuni, più grandi altri, però degli scenari naturali notevoli. E in modo tale che tutta l'offerta del festival possa, diciamo, tra virgolette, accontentare, anche se non è il nostro obiettivo accontentare, quanto dare la possibilità di avere qualità all'interno di una 4 giorni che, essendo la seconda edizione, vuole sempre essere più ambiziosa. Si tratta appunto di un progetto ambizioso sia per la location scelta per questo festival che per la tipologia di eventi offerti. Qual è il fil rouge che unisce tutto il calendario proposto? In realtà dal primo anno, questa è la seconda edizione, come dicevo prima, noi abbiamo intenzione di unire la tradizione alla modernità. Ecco, sono due concetti un po' estremi che sembrano un po' ampi, ma in realtà nell'ambito culturale semplicemente vogliamo cercare di offrire attraverso alcuni elementi, come per esempio la musica d'autore, piuttosto che il teatro di un certo tipo, la prosa più classica, a performance un po' più particolari. L'anno scorso abbiamo avuto una performance di Sand Art, quest'anno avremo una performance di fuoco, nel senso che c'è un artista che lavora col fuoco e danza anche. Poi ci sarà uno spettacolo di trapezio fisso e danza, piuttosto che un violoncellista, caro amico Francesco Mastro Matteo, che darà sfoggio del suo enorme talento in luoghi particolari. E quindi vogliamo, tra virgolette, dare un ampio raggio di offerta culturale in modo tale che possa, dare la possibilità di piacere a tutte le persone che vengono a trovarci. Quali saranno invece i protagonisti della seconda edizione di Roseto Sbanda? Protagonisti sono tanti, sono artisti di strada, attori, musicisti e quant'altro. Il programma ovviamente è disponibile online, su Facebook, sul sito e quant'altro. Ti dico solo alcuni appuntamenti. Gio Barbieri chiuderà la 4 giorni, è un concerto a cui teniamo tanto perché la sua arte ormai sta diventando molto conosciuta. Ha fatto dei concerti anche oltreoceano quest'anno, quindi poi tra l'altro abbiamo un bel rapporto anche di amicizia. Siamo contenti che verrà a chiudere la 4 giorni di Roseto Sbanda. Per il resto ci sarà la piccola compagnia impertinente con due appuntamenti: uno è il 1º agosto con la conclusione del workshop basato su alcuni testi di Gaber, ma che avrà una libera improvvisazione in realtà drammaturgica, nel senso che da alcune improvvisazioni andremo a costruire una struttura di spettacolo che presenteremo il 1º agosto. Ci sarà la Marching Band, che l'anno scorso ha riscosso tanto successo. Quest'anno c'è la Mo' Better Band, che è una band di 16 elementi davvero molto molto bravi, e poi ci sarà Giorgia Basilico, che è un artista con trapezio fisso e danza, e Nicola Briuolo, che canterà Matteo Salvatore, proprio in relazione alla tradizione legata con il nuovo, Francesco Mastro Matteo, l'ho già detto, col violoncello, e tanti altri piccoli appuntamenti che, come dicevo, potete trovare sul programma. La prima edizione è stata una sfida, una scommessa, la seconda edizione invece sarà... Sarà una seconda scommessa, poi la terza e la quarta speriamo che possa essere un punto di riferimento nell'ambito dei festival e degli eventi, che in realtà sono tanti e anche di qualità, soprattutto in provincia di Foggia, questo non dimentichiamoci. Io spero che questo festival possa diventare un appuntamento che la gente riconosce, un po' come Ursula Jazz, un po' come il Carpino Folk Festival. È un'ambizione grande, ovviamente speriamo che tutte le componenti possano continuare ad esserci. Ricordiamoci anche che questo è un festival sponsorizzato, tra virgolette, dalla regione e dal comune di Roseto, finanziato dal comune della regione, perché la politica in questo caso, siamo contenti, ha creduto in un progetto. Quindi speriamo che ci siano ancora le condizioni. Di questi tempi non si può mai dire siamo sicuri che, ma noi lotteremo perché Roseto Sbanda continui. La scommessa più grande è sicuramente la scelta di delocalizzare l'offerta culturale degli eventi. Non a caso la scelta è ricaduta su Roseto Valfortore. È una scelta questa che lo scorso anno ha pagato? Ha pagato molto non soltanto per la gente che vive lì o torna durante l'estate per stare nel proprio paese d'origine, ma anche per la gente che è venuta a trovarci. Rendiamoci conto che Roseto è anche un posto, tra virgolette, complicato da raggiungere, perché ha un pezzo di strada finale un pochettino difficoltoso. Quindi la gente che è venuta e non si è in realtà lamentata del piccolo intoppo
logistico, anzi è venuta, è stata bene perché Roseto è un posto meraviglioso, la gente è molto accogliente, si sta bene, ha una serie di componenti che permettono anche al festival, che è la sua seconda edizione, di essere già, come dire, fonte di ricerca all'interno degli eventi dell'estate. Sì, è stata una scelta vincente perché il Subappennino, i Monti Dauni sono fertili in questo periodo. La politica dei piccoli centri ancora dà la possibilità di credere in qualcosa. Speriamo che continui.